TGL News di venerdì 26 ottobre, in apertura andiamo alla Verza, precisamente all'area verde di via Repetti, perché nel pomeriggio si è spezzata la base ed è caduta una pianta di circa 5-6 metri, è caduta su un gioco per bambini. Fortunatamente in quel momento nessuno era presente appunto in questo parco giochi, altrimenti davvero poteva essere un episodio di cronaca davvero pesante. È intervenuta la polizia municipale, in particolare anche i vigili del fuoco, che hanno tagliato quello che rimaneva della pianta di questo albero caduto e hanno messo in sicurezza l'area. Probabilmente si tratta di un effetto del vento dei giorni scorsi, che aveva già causato la caduta di molti rami nel nostro territorio. Oggi si è spezzata ed è caduta addirittura una pianta. A proposito di cronaca, una donna di 71 anni è riuscita a sventare una rapina ai propri danni. Una sconosciuta le ha chiesto un'informazione, la donna gliel'ha fornita, poi è salita sulla propria auto e questa giovane è salita a sua volta sull'auto della 71enne per strapparle l'orologio, ma è stata pronta la reazione e quindi la rapinatrice è stata messa in fuga e è accaduto in via Negrotti. Indaga la polizia, mentre i carabinieri hanno arrestato un 33enne piacentino, aveva hashish addosso e nascosto nel garage, oltre a soldi e bilancino, e dunque per lui sono scattate le manette. Parliamo della nostra programmazione adesso, perché questa sera, come sempre, un venerdì molto ricco, si parte alle 20:30 con l'Alpino e si prosegue alle 21 con Nel Mirino. In questo caso si parla con il professor Fornari e con il giornalista Giorgio Lambri delle eccellenze piacentine nel campo della enogastronomia, ospiti entrambi ovviamente di Nicoletta Bracchi. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it nel TGL delle 19:30.